sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Beh, dopo un primo tempo sicuramente molto brutto, hai capito tutto, anzi hai capito tutto, i due campi, spostare le 12 e la battaglia, tutto per una cosa mia, però insomma è andato tutto bene e credo che sia artefice del pari. No, l'artefice del pari sono i ragazzi sono stati bravi, alla fine del primo tempo credo che fossero anche loro consapevoli della prestazione che stavamo facendo, ma lo sanno, non c'è da girarsi intorno. Io però in questi casi mi limito a valutare l'intera partita e sono contento della reazione che abbiamo avuto. Abbiamo sofferto perché il primo tempo credo che ognuno di noi non vedesse l'ora che finisse questo primo tempo, malgrado c'è anche da sottolineare che giocando veramente un brutto primo tempo abbiamo avuto tre occasioni clamorose per fare gol. Prima noi abbiamo concesso un gol che non dobbiamo concedere perché sapevamo benissimo cosa facesse Manconi con la palla in mezzo ai piedi, però bene, abbiamo reagito, abbiamo recuperato una partita difficile su un campo dove mi dicono il Lecco non ha mai fatto punti e quindi perlomeno abbiamo sfatato un tabù, i tabù sono fatti per essere sfatati e oggi ci siamo riusciti. Detto questo, è chiaro che non sono soddisfatto della gara in totale, sono contento perché abbiamo fatto il risultato utile e perché siamo andati a recuperare una partita difficile, così come sono contento, l'ho detto domenica scorsa e lo ripeto, quando vedo che chi entra dà un contributo importante. Questo vuol dire che io posso contare su tanti giocatori, non solo su 11 o 12. Questa è una squadra completa dove sicuramente ognuno di loro può dare un contributo importante. Quanto importante dipende molto anche da loro. E quindi noi dobbiamo continuare su questa linea, sapere che non c'è nessuno escluso qua in questa squadra, ma tutti possono dare un contributo. Io vedere Ilari, che è un po' che non gioca, che entra a tre minuti dalla fine con lo spirito agonistico di uno che va a fare la lotta per portare a casa un risultato utile, la dice lunga quali sono i tasti che stiamo toccando, insomma, in questa, o le corde, chiamatela come vi pare, insomma, che stiamo toccando. Però ripeto, bisogna lavorare tanto per raggiungere ancora la squadra che vorrei, perché siamo ancora timorosi, in fase di costruzione sbagliamo tanto, però abbiamo tempo per lavorare e lo faremo. Matteo, buonasera. Mister, i campi chiaramente Galli spicca perché ha segnato, è anche una bella storia la sua, però Girelli, che noi abbiamo visto, permettimi di dire, passeggiare a Verona, però entrare e far fatica a prendere la palla su due partite. Comunque entra e dà un bel contributo davanti alle banche, come Gelli, che secondo me è il totale migliore del campo. Sì, sono molto contento di quello che sta facendo Girelli, gliel'ho detto a lui prima della gara e sono sincero, oggi ho avuto tanti dubbi prima della gara, quindi azzeccare i cambi vuol dire aver sbagliato la formazione iniziale magari, quindi andiamo a capire dove sta la verità, insomma. Però tutto quello che si fa pensando di fare la cosa migliore, poi sia l'allenatore che i giocatori a volte ci riescono, a volte no. Quando però, come dicevo prima, hai veramente la possibilità di dire caspita, però chi è fuori mi cambia la partita, vuol dire che allora sì che possiamo parlare di una squadra che sa quello che vuole, ecco, questa è la cosa importante, quindi sono contento di lui, ripeto, sono di Galli, va bene, ma anche domenica scorsa hanno fatto questa cosa e sono convinto che se avessi fatto entrare altri che non sono entrati avrebbero dato comunque anche loro un contributo importante. Sì, al di là di un ottimo risultato, della bella ripresa, parliamo un attimo delle cose e del fatto che Lecco ha trovato un portiere, perché mi ha detto che non c'è stato il migliore in campo, ha fatto un
C'è però questo, un po' questo equivoco che riguarda Maldonado. L'Ecco, visto nel primo tempo, il tipo di giocatore con il Maldonado non sembra, almeno le partite fuori casa, un pochino forse poco di convinzione o che mancava un supporto a livello di interdizione? Allora, domenica, io credo che sabato scorso Maldonado abbia fatto una partita strepitosa, un po' come tutti, ma lui veramente ha fatto una gran bella gara. Oggi ha trovato una giornata storta, non è stato, c'è anche da dire che non è stato supportato dai compagni, perché oggi il primo tempo, se io avessi avuto 10 cambi ne facevo 10 cambi, può capitare, non credo che sia un fatto di brutta condizione, non può essere che una settimana sta benissimo e a distanza di 7 giorni uno sta malissimo, però ci può stare. Oggi tra l'altro un campo molto grande, non voglio trovare giustificazioni o alibi, perché lungi da me, nel gioco del calcio non ci sono alibi. Io ho sempre detto che se vinco tanti duelli il più delle volte porto a casa la partita, se ne perdo tanti il più delle volte perdo. Oggi il primo tempo i duelli li abbiamo persi quasi tutti, se non tutti, forse l'unico che l'ha vinto è stato il portiere, e quindi se tu perdi 10 duelli su 11 e finisci 1-0 per loro alla fine del primo tempo, io gli ho detto ragazzi, peggio di così non possiamo fare, siamo ancora 1-0, possiamo recuperarla e ribaltarla tranquillamente. Il secondo tempo abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, al di là di averla pareggiata, però abbiamo fatto la gara che bisognava soffrire, perché loro comunque sono una buona squadra, non dimentichiamoci che non stiamo, io credo che la Bielefeld sia veramente una buona squadra, che su questo campo ti fanno correre tanto e si fa grande fatica, e quindi c'erano tanti presupposti per andare incontro magari invece a un secondo tempo diverso. Invece siamo stati bravi, compatti, abbiamo dimostrato di essere una squadra bella, unita, compatta, che vuole andare avanti e dare continuità di risultato. Secondo lei, dalla sua esperienza, Galli e Maldonado? Ma sì, Galli ha già fatto l'interno del centrocampo senza dubbio, quindi sì, anche lui possono, ma i centrocampisti credo che siano fatti in una maniera, siano stati acquistati in una maniera che possono convivere un po' tutti insieme, soprattutto giocando a tre. Faccio un esempio, anche Ilari può essere un interno, oppure che ne so, cambiando qualcosa, mettendolo sotto punta o davanti al centrocampista basso avversario. Ci sono tante soluzioni. Anche c'è Sangalli, che è giovane, è un po', diciamo tra virgolette, viene dal settore giovanile, deve capire tante cose, soprattutto diventare grandi, uso questo termine, deve diventare grandi in fretta, però trovo che siano anche giocatori che hanno caratteristiche che possono assolutamente convivere insieme. È chiaro che bisogna lavorarci, avere il tempo giusto per metterli insieme, e poi vediamo un po'. Sì, mister, allora io sono d'accordo con quello che lei ha detto sul primo tempo, che è stato bello, ma secondo me abbiamo fatto 15 minuti bene anche nel primo tempo. Poi ci abbiamo perso un po' la mentalità della partita, l'ha presa in mano, la Bielefeld che giustamente l'ha sbagliata. Ma mi è sembrato nel primo tempo latente, proprio latitante, scusi, il gioco sulle palle. Cioè sia dalla parte di Zabataro che dalla parte di Lucino non ho detto un grande. Non ho visto dei cross, delle discese. È migliorato nel secondo tempo, guarda caso, quando Giudici è tornato dall'altra parte, chiediamo di Montenegro, magari non è tanto sì. E che Zabataro è tornato dall'altra parte. Io li ho visti meglio. No, è un fatto di caratteristiche anche degli avversari. Cioè il primo tempo c'è da dire che Gusu è come si chiama, le 7? Tomasel, grazie Matteo. Vedi che non quando ti dico che non mi ricordo i nomi, questa è la testimonianza che io con i nomi faccio un po' fatica. Hanno spinto tanto, ci hanno messo in grande difficoltà. Avevamo già nella testa prima della partita, parlando con i ragazzi, che avevo detto: guardate che se abbiamo delle difficoltà di gamba, soprattutto perché so che Gusu ha una bella gamba, non riusciamo a stargli dietro, magari ci invertiamo. E alla fine del primo tempo, parlando con i ragazzi, abbiamo detto: proviamo a invertire, perché così mi sembra che, come si dice, Zambataro abbia una gamba migliore rispetto all'altro. C'è da dire che il secondo tempo i loro quinti non sono
venuti giù come andavano prima, andavano veramente tanto, sono calati e siamo cresciuti noi anche dal punto di vista fisico. Cioè, la cosa che vorrei sottolineare è che sono cresciuti anche gli altri che sono rimasti in campo, non solo quelli che sono entrati. Quelli che sono entrati ci hanno dato una sterzata di entusiasmo e di soprattutto che ci ha permesso di crederci ancora di più. Però l'Acti è cresciuto, come si dice, anche Pinzauti stesso. Dobbiamo migliorare tantissimo a giocare con le punte, che in questo momento... un po' perché sbagliamo veramente troppo, un po' perché facciamo fatica, però dobbiamo aiutarli di più, perché in effetti non riusciamo a servirli come dovere, e quindi bisogna, in quel senso lì siamo ancora, quando dico che siamo lontani e così, è perché vorrei coinvolgere un po' di più le punte, ma non buttargli la palla là, giocare con loro per cercare di creare qualcosa di importante che possa permettergli loro anche di andare al tiro, di fare gol, altrimenti così diventa complicata, insomma, ecco. Sì, mister, mi collego proprio al discorso delle punte. Sono curioso di capire come valuti la prova di Eusebi, perché mi è sembrato a tratti un po' fuori partita. La sostituzione attorno a 4 ore del secondo tempo mi è sembrata ma no, onestamente io ho visto i due attacchi, sia lui che Pinzauti si sono sacrificati tanto, ripeto, oggi questi ci hanno fatto correre, il primo tempo veramente ci hanno fatto correre tanto. Io non sono i soli che hanno fatto fatica anche dal punto di vista fisico. Il primo tempo abbiamo fatto fatica, però il secondo tempo noi andavamo di più, quindi capire dove sta la verità. Sono andati troppo forte loro, siamo andati troppo piano noi e siamo usciti alla distanza. Chi capisce questa cosa è un genio nel mondo del calcio, no? Nel senso che capisce già sa benissimo cosa fare. Noi abbiamo il nostro programma di lavoro e sappiamo che a volte possiamo incappare magari in una giornata dove dal punto di vista fisico possiamo pagare. Se paghi 90 minuti mi preoccupo, se ne paghi solo 45 è chiaro che prima ero chiuso, prima di venire qua nello stanzino con i miei collaboratori a ragionare proprio su quello che abbiamo fatto e quello che andremo a fare per andare a cercare di recuperare. Però no, la sua prestazione l'ho detto prima, l'abbiamo servito poco, sia lui che Pinzauti si sono dati un grande affare, si sono sacrificati, e credo, io sono contento quando succede questo, perché se in una domenica che tu non riesci a servire le punte e loro ti aiutano in fase difensiva, comunque limiti i danni, e quindi questa è tanta roba. Dopo dobbiamo migliorare parecchio, come ha detto prima il suo collega, dobbiamo cercare di, se hai Eusebi gli devi mettere dei cross, devi cercare di metterlo in condizioni di poter far gol. In questo in effetti oggi abbiamo fatto fatica anche per merito degli avversari. Sono uno che parla tanto. Finalmente. Allora, Gianni, ci ha fatto veramente piacere vederla segnare. È un periodo che si chiude brutto. Molto brutto. È un periodo anche particolare per il Lecco. Dica quello che vuoi. No, beh, sicuramente per me è brutto, perché dopo alla fine quasi 2 anni che non giocavo, perché alla fine sono rientrato, ma così poi mi sono rifatto male. È sicuramente una gioia enorme, infatti mi sono emozionato. Vabbè, per la situazione nostra, venivamo da una partita vinta, volevamo continuare questo percorso, abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio, sapevamo che era una partita comunque tosta contro un avversario che si conosce da anni, giocano insieme da tanto, poi ci siamo un attimo messi a posto, l'abbiamo riuscita a pareggiare, è un punto comunque guadagnato. Grazie. Per quel gol lì mi ha stupito, perché è un coraggio forte, un esterno destro in quel momento, No, quello no, sicuramente, anche perché quando rientri in campo non devi averne, perché se no sei limitato e non riesci a dare tutto quello che hai, a dare un aiuto alla squadra. Poi vabbè, lì la situazione, chiudi gli occhi e tiri e speri. Matteo,
Giorgio, dimmi se sbaglio, con te attacchi Nardi era stato anche un po' duro, ti aveva spinto a dare qualcosina di più, è inevitabile dopo 2 anni avere quelle paure. Certo. Ma lui aveva raccontato il giorno della stampa, comunque ci teneva a rivederti in campo, no? Non ha potuto ridarti la possibilità, però già con la processa ti aveva mandato a scherzare. Sì, 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 quello sicuramente mi aveva... Beh, il mister mi parlava, mi spronava comunque a non aver paure, anche a livello mentale, a essere lì più libero possibile. E logicamente non è facile rientrare dopo così tanto tempo, essere subito magari brillante, avere quella freschezza che sai di non poter avere subito, e comunque un po' mentalmente ti rende la vita difficile, però ci lavori e dai, liberi la testa e vai. Ecco Giorgio, tu hai vissuto i gruppi squadra in questi ultimi 3 anni, qual è la caratteristica madre del gruppo di quest'anno che magari non ci vede in carriera? Questa è una bella domanda. Vabbè, sicuramente in tutti e 3 gli anni siamo stati un gruppo molto unito, dove tutti hanno sempre remato dalla stessa parte, non c'è mai stato qualcuno che andava per conto suo. Questa è sicuramente una caratteristica che dobbiamo avere, dobbiamo cercare di mantenere per riuscire a fare le cose che dobbiamo fare e arrivare più lontano possibile. Questo è l'ultimissima. L'eco di quest'anno, visto con gli occhi di chi guarda le partite come il spettatore, ma che anche la stampa, ha bisogno di un centrocampista con le più caratteristiche. Quindi, secondo quello che possiamo vedere noi, il tuo apporto potrebbe essere importante, perciò ti dovrebbe aiutare dal punto di vista della convinzione fatto con le partite che verranno. Quello sì, sicuramente. Non sta a me magari dire se serve uno con le mie caratteristiche o no, però io quando vengo chiamato in causa cerco di essere pronto, di dare il mio contributo e fare quello che sto facendo e continuare a crescere partita dopo partita, perché vabbè, anche io capisco che all'inizio devo mettere minuti nelle gambe, perché capisci che dopo così tanto tempo non hai... Cioè, devi sentire, ti manca il campo, devi ritrovare freschezza, brillantezza nelle giocate, devi essere lucido, e quello sicuramente lo guadagni con le partite, col tempo. Chiudo, guardo oltre, penso possibile migliorare le convivenze con Maturano all'interno di un ambiente. Ma cioè, io sempre. In un centrocampo a 3 ho sempre giocato sia come play che come mezzala, quindi con Luis abbiamo un ottimo rapporto e anzi spero che si può giocare insieme e si possono fare belle cose. Sì, diciamo, come hai detto te, primo tempo lo abbiamo fatto molto bene, siamo riusciti anche ad andare in vantaggio, abbiamo avuto qualche occasione per poter fare anche il 2-0, alcune volte è stato bravo anche il portiere, alcune volte noi è stata un'occasione di Gusu o dentro l'area di Cocco che hanno calciato di prima, potevamo fare il 2-0 e cambiava male la partita, potevamo essere un po' più tranquilli il secondo tempo, loro secondo tempo hanno cambiato qualcosa, hanno messo anche giocatori un po' più freschi a centrocampo e magari non abbiamo creato come nel primo tempo, anche se poi abbiamo avuto qualche occasione anche noi. Loro hanno avuto l'occasione del gol, che magari è stata un altro nostro ingenuità, una dormita, e lì su una palla in uscita non siamo stati bravi nel proteggerla o nel rinviarla, e al primo tiro in porta, perché poi se andiamo a vedere Pagno ha fatto una parata poi da un tiro da 30 metri centrale facile e il tiro del gol, poi non ricordo altri interventi di Andre, quindi anche se ci hanno schiacciato un po' nel secondo tempo, però non abbiamo concesso molto e anzi abbiamo avuto un'occasione nel finale anche con Cocco, è stato bravo il portiere, non siamo stati bravi magari sulla respinta a arrivare prima. C'è il rammarico che meritavamo di più e come ci capita spesso, raccogliamo poco, creiamo tanto e il primo errore ci castiga. Questo dobbiamo cambiare il trend, però ci capita tutte le domeniche, tutti i sabati. Per ora non riusciamo a metterci rimedio.
è dovuto alla casualità, oppure se magari anche fatto magari nei cambi, tanti cambi su inizio, magari l'altezza di cambiare terza poi nel secondo tempo. Ma il calo un po' anche, abbiamo giocatori che hanno giocato tutte e sei le partite, Gusu è uno che ha giocato tutte e sei, Tommaselli ha giocato tutte e sei, difensori Saltarelli, Milesi ha giocato tutte, Ciccio Picco ha giocato tutte, Macconi, Cocco, siamo in emergenza in alcuni ruoli, soprattutto dietro come quinti, non è facile tenere i ritmi che abbiamo tenuto nel primo tempo, è normale che qualcosa nel secondo tempo cali. Però tutto sommato non vedo occasioni, sì, ci hanno un po' schiacciato là, facciamo più fatica a ripartire, ma non è che concediamo tantissimo. Purtroppo, come ho detto prima, al minimo errore ci castigano tutti. È un periodo così e dobbiamo cambiare. Jacopo Viselli fermo, dovrebbe rientrare forse lunedì a Curricchiare, quindi ne avrà ancora per un po'. Petrungolo è appena arrivato, deve ancora trovare la condizione. Giorgione si era fatto male, ha avuto un problema, ha preso una botta, una forte contusione al muscolo la partita scorsa, ha cominciato a correre oggi. Cori era febbricitante, poi altri, che vabbè, Miculi sappiamo, lo zigomo, e Poletti sappiamo che è stagione finita praticamente, quindi abbiamo fuori anche tanti giocatori e adesso abbiamo anche un turno di Coppa Italia che ci porterà via energie e siamo un po' contati. Ecco, mi sembra di capire che lei ha visto un Greco più di gamba nel secondo tempo. Sì, nel senso, probabilmente siamo calati un po' noi, come ho detto prima, anche per le ragioni che ho detto prima, tanti giocatori hanno fatto quasi sempre 90 minuti, 6 partite, quindi siamo un po' calati. Gusu è calato tantissimo, è uno che corre tanto e alla fine aveva i crampi. Lo stesso Gelli è uno che corre, i centrocampisti, per il modo che giochiamo corriamo tanto. È un po', è vero che siamo calati un po' noi per questo motivo qua. È normale che Lecco nel secondo tempo avrebbe cercato di ribaltare la partita, ha messo anche giocatori freschi di gamba e quindi è riuscita magari a non farci ripartire, a tenerci un po' là, però come detto prima non ci ha creato pericoli, tranne che sul gol e un altro tiro che ha parato centrale Pagno.